bilancio di 1.400.000 euro e 430 studenti all'attivo, di cui una quarantina stranieri, 7 corsi triennali e 4 specialistici. L'Accademia Linguistica di Belle Arti vanta una storia plurisecolare. Nata nel 1751, oggi continua a formare centinaia di giovani in scenografia, decorazione, pittura e scultura, ma anche in progettazione artistica per l'impresa, didattica dell'arte e grafica dell'arte. L'offerta formativa dell'Accademia si articola sul triennio e il biennio. Ci sono 7 corsi triennali e 4 biennali specialistici. Sono tutti corsi accreditati a livello ministeriale, quindi siamo state una delle prime accademie in Italia a avere l'accreditamento insieme all'Accademia di Bergamo a livello proprio nazionale. E i corsi triennali sono decorazione, pittura, scultura, scenografia, quelli più tradizionali. Poi abbiamo progettazione artistica per l'impresa e didattica dell'arte e grafica d'arte. E i 4 corsi invece specialistici del biennale sono scenografia, decorazione, pittura e scultura. Attualmente è attivo il corso di scenografia e di decorazione. Ogni anno, in base alle iscrizioni, verranno attivati i corsi, diciamo, più congrui o con un numero minimo, naturalmente. L'Accademia di Genova è un'accademia che ha una funzione pubblica, non è statale, per cui è pubblica per il semplice motivo che ha finanziamenti pubblici dagli enti locali, cioè il comune che è il maggior finanziatore, che partecipa all'incirca su 510.000 euro, la regione su 200.000 euro, poi c'era la provincia su 100.000, purtroppo però viene a mancare, poi sulle rette dei studenti. Il bilancio generalmente è all'incirca sui 1.400.000 euro. L'Accademia, un po' tutte le Accademie a livello nazionale, è un settore che ha un incremento di iscrizione a livello nazionale. Diciamo, a confronto delle facoltà universitarie, invece diminuisco l'iscrizione. Forse è dovuto anche alle possibilità lavorative future, nel senso che in realtà il campo delle arti offre opportunità diversificate. E, per quanto ci riguarda, come Accademia di Genova, i nostri corsi sono diciamo, mirati molto anche a quelle che sono le esigenze territoriali, no? Cioè, ci sono per esempio i corsi di decorazione che sono mirati su quello che sono decorazioni specifiche su Genova, sulla decorazione di facciate, perciò decorazione sulla luce. Poi c'è naturalmente un corso che è molto gettonato, è progettazione artistica per l'impresa, che è tutto quello che riguarda il comparto della comunicazione, del design, il corso di scenografia, ovviamente con tutti i nostri teatri genovesi, e quindi dentro questi, diciamo, vari indirizzi, ci sono possibilità occupazionali diverse, no? E quindi certamente, diciamo, abbiamo una buona percentuale di studenti che escono e già sono già inseriti nel mondo del lavoro. Gli studenti sono 430, di cui una quarantina sono studenti stranieri. Sono studenti appunto che provengono da tutto un bacino di tutta la Liguria, anche del Basso Piemonte e dall'Alta Toscana, e quindi diciamo è un po' una situazione variegata. Studenti che provengono da licei artistici e provengono anche da scuole non artistiche. Cioè, in realtà abbiamo notato che c'è un incremento anche di studenti che vengono dai licei, dagli istituti tecnici particolari, che naturalmente sono studenti che, se scelgono l'accademia, vuol dire che hanno delle attinenze molto specifiche nel mondo dell'arte, chiaramente. Nonostante i numeri siano confortanti, le problematiche non sono poche. Le problematiche sono molte, abbiamo sofferto moltissimo questi anni perché è coinciso con una serie di riforme a livello ministeriale che abbiamo dovuto sempre adeguarci per rimanere proprio a livello delle altre accademie nazionali, ma noi abbiamo avuto problemi a livello finanziario ovviamente, perché come si sa tutti gli enti locali tendono a diminuire, diciamo, i finanziamenti, e noi siamo andati veramente da fare per riuscire a ottenere anche un finanziamento straordinario al Ministero, che, diciamo, è diviso fra le 5 accademie storiche in Italia. Chiaramente la nostra preoccupazione per il futuro è sempre, diciamo, reale, no? Stiamo lavorando un po' attraverso politiche delle arti, attraverso diciamo, delle situazioni che ci porteranno verso una futura statizzazione, quella che speriamo, perché sono 15 anni che noi aspettiamo la statizzazione, perché siamo inclusi in una legge di statizzazione dell'Accademia di Genova, che è la 508 del 99, solo che, come si sa, i decreti attuativi non sono stati mai attuati, e quindi noi siamo sempre in una situazione quasi di precarietà a livello proprio di finanziamenti, no? Quindi noi ci aspettiamo che ci sia più interesse a livello di enti locali, ma soprattutto a livello dello Stato e del Ministero, perché offriamo veramente un'accademia pubblica dove le tasse di iscrizione sono uguali per tutti gli studenti a livello nazionale, quindi non facciamo le tasse di iscrizione come potrebbero essere accademie private, no?
E quindi diciamo, ci auguriamo che sia un po' di attenzione maggiore sull'Accademia di Genova.